Infatti è una mostra dedicata al tema dell'arte nel contesto sociale e vuole appunto presentare una serie di progetti, di ricerche, di azioni che appunto riguardano il tema delle pratiche artistiche che si relazionano con un contesto pubblico, con lo spazio sociale, con uno spazio appunto vissuto collettivamente e quotidianamente. Quindi il discorso che riguarda appunto la fuoriuscita dell'arte dagli spazi istituzionali, diciamo deputati, è il suo operare appunto nella vita quotidiana. Ora, il sottotitolo della mostra è Pratiche artistiche e trasformazione urbana in Piemonte. Perché il Piemonte? Il Piemonte perché è tra le prime regioni in Italia che da vari anni si interessa con successo, diciamo, a questo tema e lo ha fatto con progetti che vengono portati avanti con fatica, insomma, però con proposte interessanti da vari anni e che rappresentano per progetti nascenti, alcuni dei quali sono presenti in mostra, un po' dei modelli di riferimento. Quindi ecco il Piemonte perché il Piemonte è una regione che ha aperto, diciamo, una riflessione teorica e progettuale interessante sul tema. L'idea di Arti in Reti è quella di uscire comunque da una dimensione regionale, quindi proporre il Piemonte come un modello, come un esempio, però fare di questa indagine un primo passo che fuoriesce dallo spazio regionale, diciamo, del territorio piemontese e vuole diventare un osservatorio permanente a livello nazionale sul tema dell'arte e della trasformazione urbana. Ora, i progetti selezionati e presentati sono 11 progetti, alcuni dei quali appunto operano a Torino, cioè la metà di questi operano a Torino, l'altra metà si trovano in centri più piccoli, nella provincia di Novara, come Asilo Bianco che ha luogo ad Ameno, come Parco Bisogna Semna, che è un progetto che è la seconda edizione e che ha sede a Frassineto Po, che è un piccolo comune, una piccola cittadina nella provincia di Alessandria, come la Banca della Memoria che ha sede a Chieri. Si tratta di progetti che vengono sviluppati da associazioni e da associazioni indipendenti e da istituzioni che sono accomunati dal fatto che pur nella diversità, diciamo, dei metodi diciamo, utilizzati, però presentano degli elementi in comune che riguardano gli strumenti, che riguardano le modalità, che riguardano gli obiettivi, che sono appunto comuni e condivisi. E questa mostra vuole proprio mettere in evidenza ciò che questi hanno in comune. Nel presentare progetti come quello del cantiere Barca, sviluppato con il collettivo di Berlino Raum Labor, progetti sviluppati, educativi ed espositivi sviluppati dal PAV, che è l'unica istituzione museale presente in mostra, il PAV sta per Parco Arte Vivente, appunto, che ha sede a Torino, Diogene con il progetto della residenza, ma comunque con tanti altri progetti sviluppati nel tempo volti proprio a ridisegnare in maniera artistica lo spazio pubblico e uno spazio pubblico definito. I nuovi progetti, diciamo, che inseriti in questa cornice assumono un significato, diciamo, nuovo. Allora, che cosa hanno in comune i progetti? Per fare un esempio, il progetto del cantiere Barca è stato proprio sviluppato, diciamo, attraverso la pratica del dialogo, della collaborazione, dello scambio tra coloro che hanno partecipato, diciamo, al workshop e che hanno lavorato con gli artisti, con Raum Labor. A sua volta l'idea è nata all'interno di un workshop che gli a titolo hanno tenuto l'anno scorso e che rientrava all'interno del progetto situato, quindi comunque la proposta è nata dal basso. I partecipanti al workshop hanno proposto di sviluppare un progetto in quel quartiere per venire incontro a una necessità che quel quartiere aveva, che in quel caso era appunto la creazione di un centro giovanile. Quindi in questo caso l'arte si fa strumento di un bisogno, che è un bisogno collettivo, e lavora direttamente con le persone, in questo caso con i giovani, perché questo bisogno in qualche modo possa essere colmato.
Nel caso di Portapil Art Market i metodi sono partecipativi, cioè sono quelli dello scambio, del dialogo, della relazione. E la cosa interessante è che tutto avviene anche all'interno della dimensione del gioco, cioè l'idea di rendere un banco del mercato, di fare un banco del mercato un posto dove si fa arte, dove si scambiano esperienze, si scambiano sensazioni, dialoghi, insomma anche delle situazioni di vita quotidiana, fa sì che appunto le persone che vadano al mercato possano avere questa esperienza, che è un'esperienza particolare, un'esperienza strana appunto in quello spazio. Sì, l'obiettivo è quello di costruire un museo popolare. Questo progetto espositivo vuole fare il punto sul voler riflettere intorno al concetto di trasformazione. Ora, la Fondazione Pistoletto ha come missione, diciamo, proprio la riflessione sulla trasformazione sociale attraverso l'arte. Ora, ci chiediamo che cosa significa trasformazione, come l'arte può avviare un processo trasformativo, qual è il ruolo degli artisti in processi di tipo artistico, in processi artistici che hanno come obiettivo la trasformazione. Come si può avviare? In questo caso il gruppo Diogene ha presentato un progetto interessante, proprio pensato appositamente per la mostra, e che è proprio una riflessione sulla trasformazione avviata attraverso gli oggetti. Siccome si parla spesso di processi, la maggior parte dei progetti mostra parlano di processi, di esperienze, invece Diogene hanno voluto selezionare una serie di oggetti attraverso i particolari per loro legati alle residenze che hanno sviluppato, ai progetti che hanno pensato con gli artisti invitati e con i quali vogliono avviare una riflessione sul tema, ecco, in questo caso a partire dagli oggetti, non dai processi.